Ciao ragazzi, prima di iniziare il video lasciatemi parlare di Eneba, marketplace di giochi veramente molto rifornito per tutte le piattaforme, PC, Xbox, PlayStation, Nintendo, per tutte le piattaforme che possedete, Eneba ha il gioco che fa per voi. Ovviamente sul mio canale è ovvio che viene facile parlare di calcio, FIFA l'abbiamo già scaricato, ma questo è il periodo anche in cui sta uscendo Football Manager. Allora, io non ci ho mai giocato a Football Manager, ma devo essere sincero. Un pochino di voglia di capirlo ce l'ho. Il prezzo è anche molto molto accattivante. Sto veramente pensando di scaricarlo. Eneba è veloce, sicuro, affidabile, ha un punteggio veramente elevato con Trustpilot, dei prezzi veramente competitivi sul mercato e poi potete semplicemente aggiungere al carrello il vostro prodotto e una volta arrivati qua c'è da cliccare, hai un codice sconto? È certo che avete un codice sconto. Il codice sconto è Luca Toselli, trovate anche questo in descrizione. Lo applicate, avrete un ulteriore sconto del 3%. Potete anche leggere le recensioni, ma sono veramente eccezionali. C'è scritto anche qua. Lo diciamo noi, anzi lo dico io e tu puoi tranquillamente dire di no, ma secondo me a livello di rosa questa Juve è complicata da mettere in campo. Cioè, non è facile riuscire a dargli una struttura fissa, cioè ci stai provando, metti una volta Rabiot, una volta metti due ali larghe, vuoi provare ad attaccare in avanti, però magari hai giocatori più portati per il contropiede, ti difendi basso ma il tuo migliore giocatore di Bala che se lo tieni tanto lontano dalla porta fa fatica. Cioè, tutta questa serie di considerazioni secondo me rendono la Juve non così semplice da mettere in campo. E ben ritrovati, secondo video di giornata. È in pausa nazionale, questo è oro. Però avevo questa idea, volevo comunque portarvi nel primo pomeriggio il video che avete visto e se non l'avete ancora visto ve lo lascio qui sopra nelle schede perché parliamo di tutto quello che è stato il secondo blocco di stagione della Juventus, delle idee di Allegri, di quello che ha fatto Allegri, di quello che farà in futuro Allegri. E ancora una volta vi invito a guardare quel video per comprendere al meglio il momento attuale della Juventus. Poi, come vi avevo ricordato anche lì, un mi piace per accompagnare questa folle, folle corsa che ci sta avvicinando terribilmente ai 200.000 iscritti. Mamma mia, tremo anche solo all'idea di poter riempire non so quante volte lo Juventus Stadium. Bisognerebbe mettersi lì a fare il conto. Adesso lo faccio un attimo. In realtà non era complicato, fa 5. Però dovete pensare che sto registrando alle 23:35 del lunedì sera dopo la partita degli amatori. Abbiamo vinto 3-2 all'ultimo minuto. Da cosa nasce questo video? Dalle parole di Igor Tudor. Igor Tudor che ci dice: questo gioco che sto facendo con l'Hellas Verona difficilmente è replicabile in una big. Per esempio, con dei giocatori come Cristiano Ronaldo. Lo avrete letto tutti in questi giorni, è una dichiarazione che fa discutere, ma che dall'altra parte è molto molto onesta, molto molto sincera e ancora va ad aprire una ferita forse ancora aperta nella Juventus e un mistero, un dubbio. Perché Igor Tudor a un certo punto è stato messo da parte dallo staff di Andrea Pirlo e perché Roberto Baronio è diventato effettivamente il secondo quando nella scala gerarchica era proprio Igor Tudor? Forse non lo sapremo mai, o comunque è troppo presto. Eppure una dichiarazione del genere mi ha riproiettato alla mente un'altra dichiarazione di un altro componente dello staff tecnico della Juventus, arrivato nell'anno prima di Pirlo, e cioè Maurizio Sarri, l'ex allenatore della Juve, che aveva definito questa squadra inallenabile. Ora, io non ho mai sentito Sarri pronunciare queste parole, sono state riportate, in teoria questo è quello che è uscito dal confronto tra Agnelli e Sarri, potete anche esonerarmi, ma questa squadra è e rimane inallenabile. Non abbiamo una clip di questa cosa, non lo sappiamo. Questa è una cosa che ci è stata tramandata, la dobbiamo prendere per vera. Eppure, molto spesso si dà veridicità a questa cosa. Io stesso credo che possa essere avvenuta sul serio e l'anno scorso ci ho giocato sopra tante volte, magari nel momento in cui faceva la prestazione fatta bene, dicevo, questa squadra è inallenabile, ma fa parte del gioco, fa parte dello sfottò, fa parte del bello del calcio. Anzi, ve lo dice uno che a un certo punto si è messo anche in dubbio, perché io da Sarri mi aspettavo tanto all'inizio. Perché nel momento in cui vai a fare un cambio così grande in panchina, è ovvio che ti gasi. Dopo 5 anni di successi con Massimiliano Allegri, avevi anche voglia di vedere qualcosa di diverso e il nome di Sarri era così tanto distante dalla Juve che ti aveva messo quella pulce nel cervello. Per quanto non fossi pienamente soddisfatto della scelta di Maurizio all'inizio, dal momento in cui è stato ufficializzato, quello era il mio allenatore, quello l'allenatore della Juventus, ecco per come sono fatto io, fiducia a chi siede sulla panchina della Juve, anche se magari non pensa esattamente a quello che è il mio concetto di calcio. Non c'è nessun tipo di problema. Poi forse sono arrivato un po' deluso alla fine da Maurizio Sarri perché mi aspettavo tanto di più.
un po' come in questo momento, sono un po' deluso da Massimiliano Allegri, ma non ve lo nascondo, non l'ho mai nascosto quando con Sarri non c'erano determinate cose che mi piacevano, quando con Pirlo non c'erano determinate cose che mi piacevano. Perché? Perché da Sarri ti aspetti un certo tipo di partita, di prestazione. Da Allegri ti aspetti un altro tipo di solidità. Ti aspetti di avere una squadra solida e soprattutto dei risultati. Quindi quando hai la concezione di cosa è bravo a fare l'allenatore e di cosa poi effettivamente sta facendo, è facile, è veloce, è immediato, se non arriva quella cosa che hai in testa e che parla per l'allenatore, la carriera, no, il curriculum dell'allenatore, allora non puoi ritenerti soddisfatto al 100%, perché sai che o in passato o in un'altra squadra, nella stessa Juve, come nel caso di Allegri, tu li hai viste fare quelle cose. E quindi poi si apre una branca particolare che va a dare la colpa alla squadra. E Sarri avrebbe detto proprio questo. Questa squadra è e rimane inallenabile. Perché? Probabilmente dobbiamo tornare ancora più indietro. Nel momento in cui Sarri, questa non l'avevo preparata, me lo sono ritrovato qua, diventa allenatore della Juventus e durante le ferie estive, le vacanze, va sullo yacht di Cristiano Ronaldo e va a chiedere a Cristiano Ronaldo: fai il centravanti? Diventi il mio bomber? Fai il finalizzatore della Juve? E Ronaldo risponde di no. Voleva giocare esterno nel tridente, voleva giocare a sinistra, dove ha sempre fatto l'ala, dove comunque la sua carriera parla per sé. Tantissimi trofei, tantissimi veramente gol, una valanga. Beh, non devo raccontarvi la carriera di Cristiano Ronaldo come ala sinistra. E infatti le prime eventi di Sarri vanno in quella direzione. Che cosa significa inallenabile per Maurizio Sarri? Probabilmente avere una squadra che non riesce a esaltare la coralità, non riesce a esaltare il gioco complessivo, ma che molte volte si focalizza a risolvere la partita con la giocata dei singoli, che è esattamente il mantra di Allegri. E quindi qua entra in gioco il fatto che la squadra che è stata data in mano a Maurizio Sarri era stata costruita, probabilmente ancora una volta, per Massimiliano Allegri, perché i giocatori che facevano la differenza negli ultimi metri erano i vari Dybala, Cuadrado, Ronaldo, Higuain, giocatori che sì possono anche giocare insieme, ma la presenza di questo signore qui, Cristiano Ronaldo, è troppo ingombrante per portare la squadra a fare un certo tipo di gioco. E quindi è ovvio che ti viene subito da pensare alle parole di Sarri, inallenabile, alle parole di Tudor, questo gioco non lo puoi fare con uno come Cristiano Ronaldo, ed è anche stato tirato in ballo dalla Bobo TV. Io non sono esattamente d'accordo con i concetti espressi alla Bobo TV, per dire, quando mi parlano di Bentancur e Rabiot titolare in un centrocampo a tre, perché assolutamente quella è la configurazione migliore, io non sono d'accordo. Come secondo me si fa fatica anche a vedere Dybala come prima punta, come falso 9 in Italia. Certo, è interessante, stimolante, intrigante. Poi non sono effettivamente convinto che Dybala lo possa fare bene e per tante partite, soprattutto in una squadra del genere. Perché continuano anche appunto nel video che ho visto da Bobo TV, nella clip che ho visto da Bobo TV, a venderci come questa squadra, come questa Juventus, come molto forte tecnicamente, quando secondo me abbiamo dei grossi limiti tecnicamente, e magari eventualmente se butti giù l'11 titolare con un 4-3-3, con i giocatori più tecnici, certo, ovvio che diventa una squadra tecnica, ma nel momento esatto in cui ti viene a mancare un determinato giocatore, ecco che il tasso si abbassa notevolmente, proprio perché le riserve, secondo me, c'è un dislivello notevole tra chi deve giocare titolare e chi invece no. Sempre detto Allegri, ci sono i titolari e ci sono le riserve, se no quello che fa la riserva potrebbe benissimo giocare titolare, però non è così. Ecco, è quello lì il punto. Perché Tudor dice certe cose non le puoi far fare a Cristiano Ronaldo? Perché a Ronaldo non puoi chiedere il sacrificio, non puoi chiedere la corsa, non puoi chiedere l'inseguimento, non puoi chiedere eventualmente anche in determinati momenti della partita di non attaccare. Ce lo ricordiamo Ronaldo con Allegri, con Sarri, con Pirlo, nei momenti in cui si faceva la fase di non possesso. Invitava sempre tutti a salire, sbuffava, si lamentava, ma è normale che sia così. Sempre giocato in calci diversi, in contesti diversi, competizioni diverse. Nella Liga è difficile vedere il gioco come quello della Juventus di oggi, per intenderci. Ma lo stesso Sarri, lo stesso Pirlo hanno avuto dei momenti in cui la fase di non possesso diventava importante, e qua diventa interessante vedere come Allegri quest'anno, Pirlo l'anno scorso e Sarri nell'ultima parte di stagione, per far convivere Dybala e Cristiano Ronaldo, tutti e tre gli allenatori con bagagli tecnici differenti, con idee differenti, con una visione di calcio differente, siano arrivati tutti e tre a difendere 4-4-2, mentre quando si attaccava magari era un'altra disposizione. Pirlo l'anno scorso si difendeva sempre col 4-4-2.
Quest'anno Allegri con Rabiot largo, l'anno scorso magari c'era McKennie a destra, quest'anno abbiamo Rabiot a sinistra, l'anno prima con Matuidi a sinistra e Bernardeschi a destra. Insomma, in un modo o nell'altro, comunque, questa squadra difende così. E quando c'era Ronaldo forse era anche necessità, perché lo sappiamo, Ronaldo in fase di non possesso quella cosa non la fa. Quest'anno forse più per incastrare Dybala, non lo so, devo ancora capirla io questa cosa, proprio perché secondo me questa Juve può difendere anche in altri modi, ma eventualmente con un 4-3-3, appunto come parlavano Adani, bla bla bla, ok, se vogliamo provare Dybala falso 9 o Dybala attaccante, allora bisogna che dopo gli esterni vengano a formare un centrocampo a 5 che può aiutare in fase non possesso, oppure va bene, difendiamo con questo famoso 4-4-2, però quando attacchiamo cerchiamo di alzare il baricentro, cerchiamo di fare le sovrapposizioni, cerchiamo di giocare più coraggiosi, perché è tutto lì, è il discorso, non è il modulo che hai nel 4-4-2 non funziona, no, funziona se hai un certo tipo di interpretazione anche nella fase offensiva. È quello che dicevamo nel video di ieri, non voglio ripetermi ancora una volta. Ora vi racconto un aneddoto che non ho mai rivelato a nessuno su YouTube e che ora posso tirare fuori, non è un problema, perché né Cristiano Ronaldo né Maurizio Sarri sono più tesserati dalla Juventus, e visto che siamo andati sull'argomento, ci sta aprire questo vaso di Pandora. Quando sono andato a Madrid con la Juventus a vedere Atletico Juventus in collaborazione con PES, è successa una cosa, che il giorno dopo, nel volo di ritorno, ho visto una scena in cui Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri hanno discusso in maniera molto vivace, vigorosa, animata. Praticamente Sarri ha chiamato Ronaldo, Ronaldo si è alzato, ha iniziato a parlare con l'allenatore, appunto toni molto accesi, faccia a faccia, e poi a un certo punto l'hostess ha visto che cosa stava accadendo e ha tirato la tendina, semplicemente. Questo è accaduto ben prima delle famose sostituzioni di Cristiano Ronaldo, delle famose dichiarazioni appunto di Sarri e anche prima delle parole di Sarri a Sport Italia, dove veramente torna su Cristiano Ronaldo e sulla Juventus e dice: un progetto senza Cristiano Ronaldo io lo capirei e lo condividerei anche qua prima della cessione di Ronaldo. Ora, se inizio a mettere tutte queste cose insieme, insieme all'esperienza mia, l'ho visto con i miei occhi, l'ho visto proprio con i miei occhi, inizio a capire che qualcosa non va. E poi sempre Sarri in quella famosa intervista a Sport Italia ci dice che, ci rivela che lui e il suo staff già da ottobre avevano in mente di lasciare la Juventus. Quindi quando sei in un ambiente nel quale non ti trovi particolarmente a tuo agio, che lasciando stare il passato, quello che è stato per il passato Maurizio Sarri e tutte queste cose qua, nel quale non sei inserito, e anche alcuni giocatori che sono davvero determinanti, importantissimi, Ronaldo per la Juventus è sempre stato un investimento, è sempre stato un capitale, sono diversi rispetto a tanti altri, io capisco che Maurizio Sarri poi non abbia fatto chissà quale tipo di stagione. Io rispetto Sarri perché ha vinto uno scudetto con la Juventus, è stato l'ultimo allenatore a vincere uno scudetto con la Juventus, è davvero quello che hanno detto alla Bobo TV, immagina Sarri 3 anni con questa squadra e senza Ronaldo. Ancora una volta sono tornato su quel punto e penso di poterlo condividere, perché Sarri e la Juventus forse incompatibili, Sarri e la Juventus con Ronaldo decisamente incompatibili, Sarri alla Juventus senza Ronaldo si poteva fare, ma forse la Juventus non era nell'ordine delle idee di separarsi da Ronaldo, cosa che infatti non ha fatto nemmeno con Pirlo e che non avrebbe fatto nemmeno con Allegri. Salvo poi, sappiamo com'è andata la storia, magari la Juve era anche disposta a far partire Ronaldo, ma Ronaldo non si era mosso, non aveva trovato, insomma, quello che è successo fino al 28 d'agosto, e poi siamo scoppiati su noi stessi. Io da tifoso Cristiano Ronaldo lo ricomprerei, nel senso che sono stato orgogliosissimo di vedere Cristiano Ronaldo alla Juventus, è stata un'emozione incredibile, non è andata come mi immaginavo e si poteva sicuramente fare di più e concludere meglio, ma forse anche la Juve non è stata, anzi sicuramente la Juve non è stata all'altezza di Cristiano Ronaldo e dell'investimento Cristiano Ronaldo, della grandezza di Cristiano Ronaldo, perché poi ci si è bloccati con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ragazzi, intendiamoci, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Però un grande rimpianto e un grande rammarico, perché più ci penso e più tante cose sono state fatte alla carlona. Compro Ronaldo per poi non fare un progetto tecnico adeguato, non comprare giocatori all'altezza di Ronaldo, farsi andare bene così. Da Allegri che mando via Allegri perché voglio qualcosa di diverso, prendo Sarri che forse è stato un colpo troppo più grosso. E infatti Sarri, che non è uno stupido, non è un deficiente, è un allenatore intelligente, cosa fa? Va da Ronaldo e gli dice:
gioca da centravanti, fammi il finalizzatore, il resto gioca la squadra, buttami dentro i palloni. No, e quindi il gioco si accentra a Cristiano Ronaldo che adora partire a largo a sinistra, sappiamo, l'abbiamo visto. E quindi già lì le premesse sono negative, perché se l'allenatore c'è in mente una cosa, deve rifare tutto da zero, perché Cristiano Ronaldo, che pesa tanto nell'economia di una squadra, ti porta a fare questo. E Ronaldo con Sarri da centravanti, secondo me, avrebbe potuto fare veramente, ancora una volta, quindi se non si può fare niente, ma secondo me rischiava di battere il record di Immobile di Higuaín da centravanti, puro, da attaccante. Se avesse solo voluto fare l'attaccante, rimanendo lì, perché lo so, perché Sarri ci sarebbe arrivato a un certo punto a fare un certo tipo di gioco anche con una Juve che, pensandoci oggi, non era chissà che cosa, eppure Sarri così ha vinto. A fatica forse, ma con l'idea che aveva in testa, se davvero Ronaldo avesse seguito Sarri, forse si poteva fare di più. Ed è per questo che dico, incompatibile già la Juve Sarri con Ronaldo molto difficilmente. Ma ancora una volta il peccato capitale di andare avanti un'altra volta con un altro cambio. Ad oggi è facile dire Andrea Pirlo non è stata una scelta giusta. Tanti l'hanno detto anche all'epoca, io ero ancora una volta affascinato, come ero affascinato da Sarri, ero affascinato da Pirlo. Perché le cose nuove sono sempre più belle delle altre. Ragazzi, hanno quel qualcosa in più, quel gusto in più, la novità assoluta. Forse anche il rischio, la scommessa. Sono delle cose che a me piacciono davanti, come anche solo Mourinho alla Roma quest'estate, Antonio Conte all'Inter. Sono quelle cose che c'è quel gusto diverso. Perché veramente il campionato cambia. Cambia le gerarchie, cambia l'egemonia, cambia tutto. Il cambiare tutto è sempre una cosa che mi affascina. Poi che vada bene, che vada male, è il campo a dircelo, a seconda anche di come si lavora. Poi tornare su Allegri, riconfermare il discorso Ronaldo, quando il binomio Allegri-Ronaldo aveva funzionato sì in campionato dove si era vinto subito, ma non bene come aveva funzionato poi successivamente. Quindi io più vedo tutte queste scelte insieme, tutti questi puntini, questi pezzi del puzzle insieme, e più se li metto insieme viene fuori una figura sbilenca. Ed è per questo che ora mi auguro che, dato che Ronaldo è andato via ed è stato un danno, la cessione di Ronaldo per la Juventus, diciamo dal giorno zero, qua poi il Winx Ronaldo è stato un meme, è stata una roba divertente per riportarci sulla terra e riconcentrarci sulla Juventus. Però ora chiedo un pochino di retta via, perché ci sta a sbagliare. È umano, è perseverare che è diabolico. E secondo me ha già sbagliato tante volte. E una, e due, tre, e quattro. Se sbagli la quinta, la sesta, la settima, probabilmente iniziamo a perdere tutti la pazienza. E probabilmente anche giustamente.